Partiamo subito con una piccola scusa, spero che mi perdonerete se la mia voce sarà veramente brutta da sentire, ma sto male, ovviamente nella settimana in cui devo registrare 50 video mi è venuto un raffreddore epocale, forse anche Covid perché è ancora in circolazione, ma questo video lo devo assolutamente fare. Perché? Perché gli amici di Plembo ci hanno inviato una cosa. Allora, io da qualche mese io ho una missione. Perché è vero che Switch sta arrivando alla fine del suo ciclo vitale, diciamo ciclo vitale inteso come piattaforma principale di Nintendo, io do per scontato che nel 2024 vedremo la nuova console, però sono sempre a caccia di accessori che siano straordinari da portare in giro con questa console. Vi ho già parlato qualche settimana fa di Nitro Deck, che è un controller molto molto interessante per la modalità portatile, ma quando Plembo ci ha fatto notare che non abbiamo dato peso, colpevolmente io lo dico, al loro G-Case, ho dovuto provarlo e grazie a loro ci è stato fornito appunto un sample per la review. Madonna mia, quanto è intelligente G-Case. Io posso già dirvi ora, prima di questa piccola recensione che vedrete di seguito con un unboxing e una prova un pochino più approfondita, ci troviamo di fronte al miglior controller barra custodia per Nintendo Switch, oltre a quello definitivo. Cioè, se siete amanti di Nintendo Switch, se avete Nintendo Switch, se la usate soprattutto in portatilità ma non solo, G-Case non può mancare in alcun modo nelle vostre abitazioni. Sembra uno spot della Mondial Casa, ma vi assicuro che questo non è sponsorizzato in alcun modo, è che provandolo in queste ultime settimane mi sono reso conto che si tratta veramente di un accessorio imprescindibile per chi vuole utilizzare molto Nintendo Switch. Finanziato grazie a una trionfale campagna su Kickstarter nel 2022, il controller, che chiamerò controller per comodità, anche se si tratta in realtà di una custodia per Switch, come potete vedere di seguito, viene venduto a circa 90 euro, forse potete trovare anche ogni tanto qualche offerta, ma ci sono anche altri dispositivi collegati che potete acquistare per fare una specie di bundle. Ringraziamo, ripeto, Plembo che ci ha fornito un pacchetto completo di G-Case con anche la custodia rigida per il trasporto, un'altra batteria portatile, adesso vi spiegherò come funziona, e il One Dock, anche questo vi spiegherò come funziona. Qui intanto potete vedere un piccolo unboxing, spero che si veda abbastanza bene. Può sembrare, vi dicevo, un prezzo alto, 90 euro, anche di più, ovviamente salgono nel caso acquistiate più oggetti, ma in realtà parliamo di un prodotto di qualità eccelsa, che risponde soprattutto a due esigenze particolari: estendere la durata della batteria e giocare in portatilità con maggiore ergonomia, senza doversi portare dietro, tra l'altro, neanche troppe cose. Possiamo dire che Plembo ha studiato attentamente il design della sua portentosa custodia per renderla non solo un oggetto molto piacevole e futuristico da vedere, ha delle forme che mi ricordano, non so per quale motivo, molto Mass Effect nelle forme, nei colori, non so, forse sono pazzo, ma è anche comodo e pratico. È un po' pesante, questo sì, ma c'è un motivo e adesso lo vedremo. Potremmo comunque definirlo l'accessorio definitivo per Switch, sia standard che OLED. Non va bene Switch Lite, anche perché adesso vedremo per quale motivo. Viene incontro cioè a più esigenze possibili nel miglior modo possibile. Se cercate un modo per giocare più a lungo, G-Case è perfetta. Se necessitate di una presa migliore e più comoda su Switch, siamo sempre lì. G-Case è la risposta ideale. Io mi sto trovando benissimo, l'ho provata per circa un paio di settimane e penso che non toglierò mai più la Switch dalla mia G-Case. Qui intanto vi ho fatto vedere che cosa è contenuto nel carry case che Plembo ci ha fornito. Qui vi faccio vedere invece il corpo della console. C'è una protezione importantissima al retro, vedete che è molto spesso e molto resistente, è una plastica dura, e ai lati della console ci sono delle impugnature che anche in questo caso offrono un'ergonomia davvero eccezionale. Solo la parte frontale è lasciata nature, chiamiamola così, cioè non c'è nulla davanti, non c'è nessuna protezione. Io vi consiglio come sempre una piccola pellicola protettiva per lo schermo di Switch. G-Case, parliamo della custodia, è organizzata in tre sezioni a incastro. Abbiamo la parte centrale, nella quale è presente anche l'ingresso USB-C per Switch, che poi si collega a un altro USB-C sul retro della custodia, e le due parti laterali che forniscono protezione e solide impugnature ai Joy-Con. L'idea di fondo sembra assurda, cioè quella di dividere il corpo della custodia in tre parti, ma in realtà nasconde una funzione che è
geniale. Perché infatti è possibile sganciare le due parti laterali, agganciarle tra di loro e in questo modo ci inseriamo, ci incastriamo dentro i Joy-Con, sono presenti anche due alette utili allo scopo e trasformiamo il tutto in una sorta di controller pro per la console, molto più ergonomico di quello dell'adattatore che è incluso nella confezione di Switch. Qui sotto vi faccio vedere la magia che prende forma. E la Switch, che cosa facciamo con la Switch? La mettiamo nel corpo centrale del G-Case. C'è un cavalletto nella parte posteriore molto più ampio e adeguato. Io purtroppo non vi posso fare un confronto con la Switch OLED che non possiedo, ma nel caso della Switch normale, quella al lancio, il cavalletto posteriore era veramente imbarazzante. Penso di averlo usato due volte, troppo poco resistente. Per migliorare la presa sono anche presenti tre impugnature differenti nella forma e nel design. Sono intercambiabili semplicemente tramite un aggancio a incastro che vi faccio vedere qui. Non è comodissimo, ogni tanto vi sembrerà di aver quasi rotto la custodia, però essendo a incastro dovete anche fare un po' di giochi di prestigio. E all'interno delle impugnature, tra l'altro, è anche possibile custodire alcune cartucce da gioco. Ripeto, non è il metodo più comodo, perché se volete cambiare gioco dovete smontare la custodia dietro, l'impugnatura, scusate, ma è anche l'unico modo per non sovraccaricare ulteriormente il design di questo accessorio. Ma passiamo al retro, perché la vera funzione, la vera sorpresa di G-Case è la batteria esterna. G-Case è certamente una custodia pesante in termini di massa, ma questo è determinato anche e soprattutto dalla presenza di una batteria da 5000 mAh con un attacco magnetico al retro della console, che può garantire tra le 4 e le 5 ore extra di batteria per Switch. Io ho fatto un po' di prove, sicuramente posso dirvi che 4 ore le dura tutte a batteria esterna carica. 5 ore per ora non mi sembra di averle mai raggiunte, però è anche vero che dipende molto dal gioco. Ci sono titoli che sono molto più performanti, ci sono altri titoli invece che richiedono uno sforzo minore della batteria. Parliamo quindi di sessioni di gioco che diventano molto più lunghe. Tra l'altro nel pacchetto che ci è stato inviato troviamo anche una seconda batteria esterna e lì veramente possiamo stare in giro con Switch tutta una giornata e giocare tutta una giornata senza dover ricorrere in alcun modo al caricamento. La batteria esterna non è sempre in funzione, se decidiamo di utilizzarla basta premere il pulsante che si trova nella parte superiore vicino alle quattro luci che indicano il livello di carica, e c'è anche l'ingresso USB-C per ricaricare questa batteria esterna. A proposito, prima di dimenticarmi, la batteria può caricare anche altri dispositivi agganciati via cavo. Se avete un tablet, se avete uno smartphone, se avete un iPad, un Mac, ingresso USB-C, tac, la batteria carica anche quello. Anche per questo G-Case è geniale, perché viene incontro a più esigenze, non solo a quelle del giocatore, o comunque a quelle del giocatore che ha anche altri dispositivi. Nella parte inferiore del retro troviamo anche due pulsanti, uno rosso e uno blu, premendoli è possibile associare un altro dispositivo via Bluetooth 5.0. Nel pacchetto che vi ho fatto vedere, adesso magari vi faccio rivedere alcune parti dell'unboxing, perché intanto sotto vi ho fatto vedere anche qualche video ufficiale di G-Case, c'è anche un cavo USB-C in nylon, ottimo così non si attorciglia tutto, la seconda batteria che vi dicevo, e c'è oltre alle tre impugnature anche una penna USB e il One Dock. Allora, io quando ho visto il One Dock l'ho preso in mano e ho detto: ma che cos'è questa roba? E adesso non posso fare a meno di One Dock. È un apparecchio universale, praticamente immancabile nella vita di un giocatore. È un piccolo oggetto che include ingressi USB-C, USB-A e HDMI 2.0 e consente ad esempio di ricaricare qualcosa via USB, ricaricare qualcosa via USB-C, a patto però di avere un adattatore per le correnti per le spine delle correnti italiane, perché non è tarato sulle correnti italiane, ma quello si può recuperare in poco, e consente ai giocatori di collegare la Switch a una TV senza la docking station. Cioè, che cosa vuol dire? Ve lo faccio vedere qui. Con il One Dock avete in mano uno strumento universale anche per attaccare la Switch a un televisore. Vi trovate all'estero, vi trovate da un'altra parte nel mondo, non potete mettere la dock station di Switch in valigia? Perfetto, avete il One Dock che è più piccolo di uno smartphone. In poche parole si raggiunge l'autonomia anche nel campo della modalità casalinga. Basta attaccare Switch con un USB-C al One Dock e al One Dock attacchiamo l'ingresso HDMI che poi è collegato al televisore. E voilà, ce l'abbiamo già, abbiamo già fatto tutto. Cosa posso dirvi in più di G-Case di Plenty? Beh, è un accessorio che a me sembra uscito dal futuro,
sicuramente è il più incredibile che io abbia mai provato in questi 6 anni di Switch ormai, perché l'ho presi nel Natale del 2014. Il suo design è molto bello, c'è anche in vari colori. La custodia condensa tutte le funzionalità che un giocatore richiede dalla console Nintendo. E come vi dicevo prima, è vero che Switch si sta avvicinando molto molto probabilmente alla fine del suo ciclo vitale, ma è anche vero che se l'avete recuperata da poco o se la recupererete a breve, avete talmente tanti videogiochi da recuperare che veramente il G-Case diventa imprescindibile. Io spero di avervi convinto della bontà di questo prodotto, ripeto, non è assolutamente una recensione sponsorizzata, ma il G-Case è qualcosa di fuori di testa. Non si può parlare male di questo prodotto, io non ho trovato davvero delle criticità giocandoci per 2 settimane, quindi non posso pronunciarmi in negativo. Questo era quanto, io vi saluto e ci vediamo in un'altra recensione o un altro video. In descrizione vi lascio qualche riferimento di Plainbow G-Case e se avete dei dubbi ovviamente scriveteceli nei commenti.